volta più assurdo. Secondo me Massimiliano Frescona, ecco il segreto della vittoria di questa partita. Segreto? L'importante è non avere mollato quando veramente abbiamo giocato male, abbiamo completamente sbagliato il modo di approcciarci alle cose della partita. E questa è una cosa che mi fa arrabbiare oltremodo, perché se i ragazzi trovano in ogni partita una sfida che è lontano dalle cose della partita, io divento una furia e giuro che li taglio e li mando a casa. Questo non è uno sfogo, è un modo di costruire. Loro devono essere maturi, noi incontreremo, questo sarà un campionato tutto di derby, perché ce lo giochiamo praticamente tutta la provincia di Messina, e troveremo mille volte occasioni per diventare nervosi. Io questa cosa non mi piace per niente. Io, è vero, noi sviluppiamo, cerco di sviluppare in loro il senso della sfida. Questa però si chiama presunzione. Sono stato costretto a uscire non per situazioni tattiche quanto per correggere l'atteggiamento di qualcuno dei nostri giocatori. Però è chiaro che pur giocando peggio, pur applicando per troppo poco tempo le cose che abbiamo programmato, poi alla fine abbiamo messo una decina di cose giuste, soprattutto abbiamo trovato il modo di difendere con loro, le ho provate tutte, miste, zone, uomo, cambi, abbiamo trovato una cosina negli ultimi 5 minuti, l'abbiamo persa perché i ragazzi Caporlando, che hanno un talento super, sono ancora troppo giovani, e quindi purtroppo nelle situazioni, purtroppo per loro, grazie, per fortuna nostra, le situazioni tattiche ancora li sorprendono e li demotivano. Però abbiamo messo due punti importantissimi, perché se dobbiamo recuperare punti dobbiamo certamente vincere anche queste partite difficili. Sono molto contento che fanno bene le cose della partita gente che non giocava a questo livello da tanto tempo, sono veramente felice. Ecco, ultima domanda, qual è stato l'uomo che vi ha messo più in difficoltà del Capo d'Orlando? Loro hanno dei super talenti soprattutto in guardia. Il ragazzo Giorgio Busco ha fatto delle cose egregie, poi ha peccato di gioventù perché si è innervosito quando i fischi anche per loro non sono stati con lo stesso metro. Abbiamo faticato un po' perché non abbiamo capito come difendere. Una volta duri hanno concesso, una volta più duri non hanno concesso. Molte punizioni, conseguenti atteggiamenti certo non cattivi, perché sicuro una partita qui la posta in palio è veramente alta. Ripeto, loro hanno giocato veramente, veramente bene. Non abbiamo difeso come voglio, per questo qualche loro individualità è uscita fuori prepotentemente. Però poi la cosa che mi piace è che stanno benissimo insieme, pur sbagliando un milione di cose. La novità è che non ci rimproveriamo più, e quindi questo fa bene. Possiamo fare bene anche, possiamo vincere le partite anche quando non giochiamo benissimo, e questo è un gran passo avanti.